Sembra anche da come è partito subito il Catania, con 5 giocatori nella metà campo avversaria, che abbia tutte le intenzioni di farsi schiacciare. Sarà una partita molto tattica, di studio all'inizio, e sono proprio curioso di seguirla. Scoglio ha insistito da sempre sull'aspetto del divertimento dei giocatori, ha giocato anche con un modulo molto offensivo, addirittura con tre punte e un trequartista. Oggi si schiera con un tandem e Pasino a supporto della coppia Stellone-Dionigi. Il gioco è fermo, l'intervento da parte di Marcolin, che ha fermato in maniera irregolare il movimento da parte di Martuscello. Sarà calcio di punizione per il Catania. Nel Catania una sola defezione, quella del portiere Iezzo. C'è stato anche qualche problema con un tifoso in settimana. Al suo posto Sansonetti fra i pali, è l'unica novità vera per il Catania. Attenzione ad Oliveira, tentativo di scambio e l'intervento falloso. Sarà calcio di punizione da posizione interessante. Marcolin non è convinto. Ma secondo me ci stava una bellissima giocata rapida, 1-2 cercato da Oliveira. Marcolin probabilmente sulla corsa ha contrastato Oliveira, l'ha fatto cadere. Una punizione veramente interessante, a conferma che quello che ho detto prima, il Catania vuole immediatamente rispondere a un eventuale così approccio positivo da parte del Napoli verso la partita. E allora andiamo a seguire il calcio di punizione per il Catania, mentre le nostre telecamere ci hanno mostrato la splendida coreografia della curva B. Ma adesso seguiamo il gioco, c'è Mancini pronto a dare indicazioni ai suoi. Tutto il Napoli, con l'eccezione di Dionigi, a difesa dei propri 16 metri. Greco calcia bene, Greco è uno che calcia molto bene le punizioni. Greco e Jacopino sul punto di battuta di questo calcio di punizione, vedremo chi partirà. Ancora qualche istante, sarà probabilmente Greco che parte con il destro. Conclusione, pallone che termina al lato di un soffio. Ma che brivido, Maurizio. Bellissima calciata, molto bene, leggermente laterale, però era all'altezza giusta e aveva la forza giusta. Probabilmente, se fosse esatta nello specchio della porta, Mancini, anche se ha compiuto un grande gesto atletico, probabilmente non sarebbe arrivato. Eh sì, dunque primo brivido, primo squillo della gara, ed è rosso-azzurro con la conclusione. Davvero molto interessante, pallone che è terminato al lato di un soffio da parte di Grieco, che ci tiene particolarmente bene a fare una buona gara. Ha anche espresso il suo rammarico per la partenza di Gatti, ma si è detto assolutamente convinto del progetto societario. Pallone che arriva dalle parti di Sansonetti, il suo rinvio, le possibilità per il Napoli che può provare a spingere. Tentativo di suggerimento a cercare il movimento da parte di Dionigi, spalla alla porta, difende questo pallone, lo fa girare. Poi però c'è il recupero, Taldo ha dato una mano in fase di interdizione, si continua a lottare su questo pallone, mi sembra che ci sia una buona intensità, è chiaro, una valutazione preliminare, sono passati 3 minuti, però mi sembra che ci sia da una parte e dall'altra un buon tasso agonistico. Sicuramente sì, è una partita, come abbiamo detto, importante, c'è tanta gente allo stadio, per cui tutti i giocatori hanno la giusta concentrazione, la giusta motivazione per far bene. Il Catania è partito abbastanza offensivo, si schiera con un centrocampo molto ridotto, in pratica c'ha solo 2 giocatori a centrocampo, che sono Greco e Martuscello, e gioca in questi primi 4-5 minuti con 4 in fase offensiva, Oliveira e Taldo centrali, Fini a destra e Jacopino a sinistra. Intanto numero di Oliveira, che poi ha girato questo pallone verso Fini, tentativo di suggerimento dentro, poi pallone che viene spazzato via, aveva fatto un numero davvero d'alta scuola Oliveira. Stellone che riesce a difendere questo pallone anticipando Monaco, poi il recupero da parte di Grieco, poi in difficoltà arriva il fischio arbitrale, sarà calcio di punizione per il Catania. Io ne approfitterei per andare a bordo campo, 4 minuti di gioco, prime indicazioni dei due tecnici e anche magari qualche notizia in più, qualche sensazione in più sull'atmosfera davvero suggestiva del San Paolo stasera, da Paolo Assoni. Tecnici a dire il vero molto silenziosi fino a questo momento. Ti posso dire una cosa, i giocatori del Napoli sono entrati in campo e forse per la prima volta in questa stagione hanno dato un'occhiata alla curva e sono rimasti a bocca aperta. Eravamo venuti altre volte qui e abbiamo visto lo stadio semivuoto, adesso molto probabilmente una nuova carica dopo la vittoria col Messina e col nuovo entusiasmo del San Paolo. Eh sì, effettivamente è una valutazione importante, coinvolgo Maurizio, credo che sia davvero, se non decisivo, ma insomma estremamente utile per i giocatori avere un ambiente. Vabbè, è fondamentale per qualsiasi giocatore avere il supporto della propria tifoseria, in particolar modo quando sei abituato a non averla più, trovarti uno stadio così imponente, quasi pieno, e una tifoseria, come hai detto te, coreografica, rumorosa, molto passionale, deve darti e ti dà solitamente qualcosa in più. I giocatori del Napoli devono cercare di sfruttare. Attenzione! Sì, perché c'è la possibilità con il pallone che arriva in mezzo. Buona iniziativa da parte di De Martis.
è arrivata comunque la chiusura. Adesso Marco Limpo, provare ad uscire l'ex Doriano, pallone servito bene in avanti, prova a spingere il Napoli, qui il tentativo di verticalizzazione però è davvero troppo profonda e non ci sono allora difficoltà per Salvatore Monaco, che lascia sfilare questo pallone, cercava il suggerimento verso Pasino, ma nella circostanza l'idea poteva anche essere buona, l'esecuzione davvero sì, no. Assolutamente no. In questi primi minuti sto vedendo una cosa che mi sta lasciando un pochettino perplesso. Si è già creata stranamente, a differenza di tante partite, una spaccatura enorme in mezzo al campo. Squadre lunghe. Sì, squadre lunghe, perché gli attaccanti del Napoli non rientrano mai e Pasino gioca molto lontano e solo in mezzo al campo. E idem i quattro dell'attacco del Catania. Proviamo a seguire l'iniziativa da parte di Bocchetti, che prova ad andare in mezzo, pallone interessante, c'è anche Stellone, poi arriva la chiusura regolare secondo il direttore di gara, anche se sentirete le proteste dei tifosi del Napoli. Poi Gennaro Monaco ha lavorato bene questo pallone e ha riaperto. Adesso c'è la possibilità per Zeoli, che va a cercare in profondità Oliveira, buono l'anticipo, gran senso della posizione, della circostanza per Marcolin. Alla fine in qualche modo si riesce ad evitare anche il fallo laterale. Il pubblico del Napoli prende coraggio, adesso Marcolin, si rischia anche qualcosa. E poi ancora il tentativo di profondità, a cercare il movimento di Dionigi. Quindi pallone spazzato via, si va a cercare subito il movimento di Taldo sull'altro fronte. L'intervento a chiudere però, forse anche con il braccio. In questa occasione si lamenta Taldo, Gabriele ha lasciato proseguire. Una partita dai ritmi alti, da anche agonistica, molto combattuta, le squadre non si stanno assolutamente risparmiando. Arriva a recuperare questo pallone Fini, va a mettere in movimento Oliveira, poi però in due a chiudere, alla fine però l'intervento è irregolare. Stiamo rivedendo Baldini e Bocchetti alla caccia di questo pallone. Probabilmente l'arbitro ha fischiato il 2 contro 1, anche se personalmente non mi è sembrato così falloso l'intervento. Vediamo. Questo era l'intervento precedente di Salvatore Monaco. Che dici, Maurizio? Non ha stoppato bene la palla Stellone, probabilmente è stato leggermente strattonato, ha perso completamente l'equilibrio, è caduto per terra. Secondo me non c'era però il calcio di rigore. Andiamo a seguire questa nuova possibilità per il Catania. 7 minuti e 20 sul cronometro del primo tempo. La battuta di questo calcio di punizione da parte di Greco, pallone che viene fatto girare nella zona di Zeoli. Prova ad andare Zeoli, poi il tocco per linee orizzontali verso Marcuscello, ancora Grieco, c'è larghissimo De Martis, però rimane da quelle parti e soltanto adesso va a servire il laterale di destra Grieco. De Martis aggancia bene questo pallone, possibilità di uno contro uno, c'è Bocchetti sul suo lato, prova ad andare, vediamo se va al cross con il destro, alla fine si procura comunque una deviazione. Sì, si procura una deviazione, ma aveva tutto lo spazio per poter calciare, non l'ha fatto, ha preferito affondare, però avrebbe potuto, aveva il corpo e lo spazio per mettere un pallone evitante in mezzo all'aria. La battuta da parte di De Martis, l'intervento a chiudere, poi conclusione francamente inguardabile da parte di Oliveira, che ha avuto subito l'istinto del goleador di andare subito al tiro. La posizione era molto difficile, la conclusione non all'altezza, noi ne approfittiamo per andare a bordo campo. Paolo Assogna. Sì, ormai qualche minuto fa c'era stato un durissimo faccia a faccia tra Monaco e Dionigi, così si spiega poi il successivo intervento di Gabriele, che è andato a fare il chiarimento, che poi ha calmato gli animi, ma stavano quasi venendo alle mani dopo che c'era stato quel non so se probabile rigore nell'area di rigore del Catania, uno scontro molto molto duro tra i due. È un'ulteriore dimostrazione del tono agonistico elevato che c'è in campo, mentre De Martis è pronto alla rimessa laterale per il Catania. Pallone cercare Oliveira, che riesce solo a sfiorare, poi c'è l'intervento da parte di Baldini, poi un nuovo colpo di testa di De Martis. Marcolin che lotta su questo pallone cercando di contrastare Oliveira, vediamo cosa decide Gabriele. Si riprenderà con il calcio di punizione per il Napoli. Buona partenza da parte di Marcolin dopo 9 minuti, giocatore che può dare molto dal punto di vista della geometria, del senso della posizione, dell'esperienza. Ah, sicuramente sì, e deve dare di più, è stato acquistato proprio in funzione di dare geometria al reparto offensivo, soprattutto nella prima linea di centrocampo. Il centromediano metodista, l'uomo che deve dettare i tempi proprio per far volare i tre davanti, Pasino, Stellone e Dionigi, è un giocatore che lo può tranquillamente fare, perché oltre alle sue capacità credo che dentro di sé abbia molta voglia di riproporsi nel calcio che conta. Viene da stagioni non entusiasmanti, non brillantissime, ha un palcoscenico a disposizione importantissimo come quello di Napoli, non può assolutamente fallire. Possibilità per la formazione partenopea, il pallone a cercare il movimento di Stellone, poi però c'è la lettura intelligente
da parte di Monaco, ovviamente Salvatore Monaco, inizia qualcosa il Catania, poi De Martis sulla pressione di Stellone. Attenzione a Marcolin che ha recuperato questo pallone, prova a servire ancora Stellone, pallone che termina il palo laterale, ma è arrivato Gabriele da quelle parti. Altro intervento piuttosto deciso su Marcolin, lo stiamo rivedendo. Sì, è entrato deciso Martuscello, credo, su sì. Marcolin. Gabriele ha aspettato, ha guardato dove finiva il pallone, probabilmente ha aspettato che lo prendesse Stellone, così non è stato e ha fischiato una punizione da una buona posizione. Il Napoli credo sia Dionigi sul pallone. Eh sì, bisogna andare a seguire questo calcio di punizione per il Napoli, è una possibilità interessante. C'è anche Pasino, sì, ovviamente in agguato, è già stato ribattezzato Zola Biondo. Siamo pronti sul punto di battuta di questo calcio di punizione, ci sono 5 giocatori del Catania. La conclusione con il destro e la risposta da parte di Sansonetti, grande intervento da parte di Sansonetti che dà dunque subito un segnale importante, pienamente in partita, conclusione davvero molto insidiosa, molto bella, tagliata forte, la palla si è abbassata, sono palle difficili per i portieri, probabilmente finiva fuori ma ugualmente pericolosa, e Sansonetti ha risposto positivamente. Grande punizione di Dionigi, grande parata di Sansonetti, nuovo cross, pallone messo in mezzo da Marcolin, rischia qui il Catania, attenzione, mischia furibonda, poi pallone che viene spazzato via, non è finita ancora, prova ad arrivare Marcolin, l'uno contro uno con Oliveira, c'è un giocatore del Napoli fermo a terra al centro dell'area di rigore. Ecco qui le nostre telecamere che vanno a inquadrare la maglia numero 20 di Savino che aveva seguito l'azione offensiva del Napoli. Altra situazione molto interessante all'area di rigore del Catania, stiamo rivedendo l'intervento di De Martis, il contrasto con il numero 20 del Napoli, assolutamente involontario, però assolutamente involontario, mentre qui c'è un calcio di punizione però fuori area per la formazione partenopea. Partita di grande tasso agonistico fino a questo momento, 12 minuti, è pronto Dionigi sul punto di battuta, stavolta è più decentrato, difficilmente ci saranno soluzioni alternative rispetto al cross, a cercare magari di ispirare la testa di Stellone. C'è anche Virigalla al centro dell'area di rigore, vedremo se andrà Dionigi con il destro proprio così, poi invece ha cercato l'effetto sorpresa, lo stesso angolo che aveva cercato di trovare un paio di minuti fa, conclusione stavolta da dimenticare. Assolutamente sì, è grandissima occasione sprecata, non condivido questa scelta, ci ha tentato, viaggiava sulle ali dell'entusiasmo della punizione di prima, però avrebbe potuto calciarla forte in mezzo, perché queste sono punizioni pericolose dove anche il minimo tocco può diventare gol. L'intervento da parte di Sansonetti, protetto bene da Salvatore Monaco, nessuna difficoltà per il suo recupero e il Catania potrà dunque ripartire. Bellissima parata da parte di Sansonetti un paio di minuti fa sulla conclusione violenta e precisa di Dionigi. Va a cercare Taldo, poi il pallone dalle parti di Oliveira, Baldini in anticipo, Napoli che prova ad uscire. Vediamo se c'è la possibilità per Bocchetti di servire giocatori avanzati, arriva comunque la chiusura puntuale da parte di Grieco. Il Catania deve rubare palloni lì, perché se viene superata la barriera di Grieco e Martuscello c'è immediatamente uno spazio enorme a disposizione, ci sono solo tre difensori in linea che possono difendere. Arriva il nuovo intervento arbitrale per il fallo su Dionigi, possibilità ancora con il cross in mezzo, rischia ancora la difesa del Catania, non è finita l'azione, possibilità ancora per Bocchetti che prova il cross, c'è la deviazione, non può evitare il calcio d'angolo Sansonetti. Il Napoli adesso sta spingendo sull'acceleratore, qui buono anche il movimento da parte di Bocchetti che ha trovato il calcio d'angolo nella parte finale dell'azione, già pronto Marcolin, secondo tiro dalla bandierina, 14 minuti, sempre 0-0, partita intensa, pronto ad andare Marcolin, con sinistro, pallone messo in mezzo, poi viene allontanato, occhio alla conclusione con il sinistro che termina però altissima da parte dello stesso Bocchetti. È un Napoli che sta crescendo dopo un buon inizio da parte del Catania, soprattutto sotto l'aspetto della personalità, ora il Napoli sta crescendo, sta cercando di essere pericoloso, mi sembra che Pasino abbia moltissima libertà d'azione e in precedenza ha fornito una palla in mezzo all'area bellissima dove Stellone non è potuto arrivare, però è un giocatore che sicuramente può mettere in difficoltà la squadra del Catania perché sta giocando completamente libero, cioè l'uomo più vicino solitamente si trova a 5-6 metri. Attenzione perché qui Fini stava dando fastidio e molto al possesso di palla del Napoli, al recupero da parte della difesa partenopea, arriva comunque la segnalazione
il fallo su D'Angelo, possibilità per il Napoli, andiamo a bordo campo da Paolo Sogna. In merito alla posizione di Rubens Pasino, Scoglio gli ha detto di non stare troppo centrale, ma gli ha detto di alternare le posizioni, dunque come diceva Maurizio, a sinistra, a destra, ma non fare il punto di riferimento centrale dietro i due attaccanti, lo vuole libero ma soprattutto che vada a fare superiorità numerica sulle corsie esterne. Ha perfettamente ragione Paolo, perché il Catania ha un centrocampo a due, i due centrali sono Griek e Martuscello, solo loro, e quattro davanti. Sui laterali c'è sempre tantissimo spazio a disposizione e Scoglio probabilmente, sicuramente l'ha notato, e sta invitando Pasino a spaziare da una parte all'altra. Insomma, una chiave può essere il sovrannumero sulle fasce laterali per il Napoli, andare a cercare il 2 contro 1 con la possibilità quindi per la sovrapposizione, proprio perché il Catania mette proprio i uomini migliori, quelli che fanno meglio interdizione nella parte centrale, lasciando volutamente un po' scoperte le fasce laterali, possibilità per questo pallone profondo a cercare il movimento di Dionigi, buono l'intervento di testa, prova ad arrivare Vidigal, non è finita, anzi sì, perché c'è il fischio da parte di Gabriele su segnalazione del proprio collaboratore. Non è particolarmente convinto il giocatore con la maglia numero 4 del Napoli. Che dici Maurizio? È saltato, sicuramente non voleva fare fallo, è saltato, ha guardato solo la palla, c'è stato un contrasto, l'arbitro probabilmente ha visto il braccio sinistro alzato di Vidigal, ha fischiato, ma secondo me il giocatore portoghese non voleva commettere fallo, voleva solo e esclusivamente prendere il pallone. Non c'era assolutamente cattiveria, qui Baldini è andato anche a prendersi il fallo, particolarmente piccato Taldo, una serie di interventi irregolari che sono stati fischiati a lui e ai suoi compagni in fase d'attacco. Il Napoli prova ad uscire, la battuta profonda, a cercare il movimento di Stellone. Provata a smistare, Grieco, grande stagione lo scorso anno con il Modena, va a cercare il movimento da parte di Oliveira. Taldo che prova a lottare su questo pallone. Buono l'intervento da parte di Marcolin. Possibilità per il Napoli con Bocchetti. Attenzione al movimento di Bocchetti. Pasino è andato in mezzo, Bocchetti prova il cross, De Martis che riesce a toccare. Catania che deve riuscire a venire fuori, Bocchetti invece lavora benissimo questo pallone, Sansonetti lo può raccogliere, è andata in difficoltà già due o tre volte nei recuperi sulla propria tre quarti la formazione ospite, anche in questa circostanza poteva spazzare prima e meglio il pallone. Sicuramente sì, ma credo che col passare del tempo secondo me avrà ancora più problemi, perché ripeto, il Catania sta giocando molto sbilanciato in avanti, c'ha Fini sulla destra, Taldo punta centrale, Oliveira che gli ruota attorno e Jacopino sulla sinistra completamente fermi, non rientrano quasi mai, il centrocampo si trova molto sguarnito, in particolar modo le fasce, e secondo me i due esterni, De Martis in questa zona e Zeoli dall'altra, possono andare spesso in difficoltà. Quindi la tattica offensiva del Catania può essere quella di cercare magari di saltare il centrocampo per andare a pescare gli uomini davanti. Vediamo l'azione da parte di Dionigi, il duello con Gennaro Monaco, si continua a lottare. Buono l'intervento da parte del numero 37 del Catania, anche elegante, alla fine col sinistro spazza via direttamente dalle parti di Vidigal, c'è Grieco a fare pressione su Vidigal, pallone messo dentro, non aggancia Pasino, si continua a lottare, altro intervento irregolare proprio sotto gli occhi di Gabriele, non è convinto qui Monaco. Sta aumentando il ritmo, sta aumentando anche la frenesia, i giocatori sono molto frenetici, stanno mettendo veramente tutto sul campo, agonismo, lotta, e credo che vorrei rivederlo, l'ho visto abbastanza, è entrato deciso, probabilmente ci può anche stare. Andiamo a seguire questo calcio di punizione per il Napoli, vicino al 20° del primo tempo, sempre 0-0 qui al San Paolo, c'è Pasino sul punto di battuta di questo calcio di punizione, ma attenzione perché potrebbe esserci anche il suggerimento dentro, dove ci sono Vidigal e Stellone, conclusione che termina direttamente alta. Tentativo sicuramente da dimenticare per l'inquadrato Savino, nessun problema per Sansonetti che ha dovuto compiere fino a questo momento un solo intervento, però davvero di grande qualità sulla punizione di Dionigi. Sì, è un Napoli che sta premendo, ha conquistato anche diverse punizioni, però deve cercare di essere più cinico, più cattivo, di creare più pericoli con le palle da fermo. Sono delle palle sinceramente sprecate, punizioni calciate molto male. Napoli che quest'anno soltanto in quattro occasioni è riuscito a non subire gol, e al di là della partita contro il Bari è successo sempre con le siciliane, Catania, Messina e Palermo. Attenzione a un gran pallone per Taldo, conclusione con il sinistro, ma questa era una giocata davvero sensazionale da parte di Fini. Bellissima. Posizione regolare per Taldo. Una giocata bellissima, colpo sotto, ha visto Taldo allargarsi, era solo in mezzo all'area,
l'ha pescato perfettamente, non si è coordinato bene, ha sprecato una buona occasione. Buona serpentina da parte di Bocchetti che va a cercare Stellone e infiamma il San Paolo, e questo è un gesto chiarissimo da parte di Stellone nei confronti del compagno. Qui Bocchetti ha fatto tutto benissimo, ha iniziato molto bene per Luigi Bocchetti, ha fatto già due o tre giocate molto interessanti, anche questo cross era molto bello. Stellone ha tentato di anticipare, non è arrivato in tempo, però Bocchetti gli ha fornito veramente un assist molto pregevole. Atmosfera suggestiva davvero per questo Napoli-Catania, è partita anche molto gradevole con il Napoli a spingere, il Catania che però si fa vivo come ha dimostrato un minuto fa con la grande iniziativa di Fini verso Taldo. La conclusione non è stata all'altezza, ma è un campanello d'allarme per il Napoli che sta cercando di spingere sull'acceleratore, ma che deve stare anche attento a non concedere dietro. Fini che prova ad andare, c'è Marcolin su di lui, il tocco verso Grieco, davanti ovviamente Oliveira e Taldo pronti a ricevere questo pallone, la battuta in mezzo, il colpo di testa da parte di Martinez che riesce ad allontanare, prova ad arrivare Pasino ma non può evitare la rimessa laterale per gli ospiti. È sicuramente un Catania Toscia che ha inculcato ai propri giocatori una mentalità offensiva, non si risparmiano, anche De Martis è partito immediatamente appena il Catania ha recuperato il pallone, cerca la via del gol, questo è buon segno, però deve stare molto attento. Qui Zeoli, poi Baldini che ha allontanato, Pasino che ha toccato solo per un istante, adesso nuova possibilità con Grieco, c'era Fini da poter servire, Grieco però rimane con il pallone fra i piedi, poi l'apertura però intelligente verso Zeoli, pallone un pochino troppo alto, ma anche qui l'idea era buona. Sì, molto buona, prima intenzione, calciata di piatto, non l'ha tagliata, l'ha colpita di piatto piena, la palla si è alzata, era anche molto forte, però è una buona giocata, una buona trama da parte dell'attacco del Catania. Michele Zeoli, classe 73, prodotto del vivaio della Lazio, poi subito Anzio Lavinio, Giarre, poi Civitavecchia e poi l'arrivo al Catania nel 2000. Adesso il possesso di palla da parte di Martinez, pallone che Marcolin fa girare. Se il Napoli gioca a questi ritmi consente al Catania di posizionarsi sul campo e di agevolare le proprie giocate difensive. Attenzione al numero ancora da parte di Bocchetti, grande iniziativa ma anche grande intervento difensivo da parte di Monaco, di Gennaro Monaco che adesso va a cercare Fini, il tocco di prima verso Grieco che ha vinto il duello con Vinigalla, ancora Gennaro Monaco che gira questo pallone, c'è spazio per Jacopino, l'ex Doriano prova ad andare, in mezzo ci sono Taldo e Oliveira, la battuta, la deviazione, sarà calcio d'angolo per il Catania, ma che bella partita da una parte e dall'altra, accelerazioni improvvise, direi anche una buona qualità tecnica. Molto bella, ci sono i giocatori in campo che hanno le giocate, Jacopino in questa circostanza aveva cercato Taldo in mezzo all'area, l'aveva calciato molto bene, morbido, è stato bravo il difensore del Napoli a toccare quel tanto il pallone da evitare il colpo di testa da parte di Taldo, ma è un buon Catania, un Catania che come ho detto precedentemente non disdegna assolutamente. Attenzione al calcio d'angolo, il sinistro subito allontanato, si ricomincia con il tocco da parte di De Martis che andrà a chiamare in causa Gennaro Monaco, adesso possibilità ancora per la verticalizzazione, si va a cercare il movimento da parte di Taldo, poi arriva la chiusura, ancora Taldo che dà una mano, quindi Zeoli, il tocco di prima verso Grieco che può far girare, stava salendo De Martis, preferisce però l'appoggio verso Salvatore Monaco, ancora Grieco, c'è Vinigal da quelle parti, a metri Jacopino, tocco verso Oliveira che lascia sfilare, questo è un esempio dell'intesa fra Taldo e Oliveira che quando sono vicini riescono sempre a combinare bene, veramente Pierluigi si alternano, fanno un piccolo elastico tra prima punta e seconda punta, si cercano sempre quando i palloni sono a terra. Da Martinez, pallone verso Stellone, spalla alla porta, sulla pressione da parte di Gennaro Monaco, va via ancora Stellone, l'intervento da parte di Zeoli direttamente dalle parti di Marcolin, poi la nuova possibilità per Bocchetti. Qui arriva il fischio arbitrale. Fallo giustissimo, ha fatto bene Gabriele a fischiare. Marcolin, il tocco dentro, la deviazione di testa, pallone che termina largo. Qui si è cercato l'effetto a sorpresa. Colpo di testa però che non ha minimamente impensierito Sanzonetti. Rivediamo Marcolin, sì. E Dionigi. Marcolin troppo lento, Dionigi ha cercato un colpo di testa, probabilmente indirizzandolo anche, cercando una mezza nuca, non c'è riuscito, assolutamente non pericoloso. Buona fortuna. Rinvio profondo verso Taldo, l'intervento a chiudere, adesso Grieco, la nuova possibilità per De Martis che ha metri per poter spingere, c'è il movimento di Fini, però è impreciso il tocco per lui, ancora una volta Bocchetti, buono il suo intervento, poi Marcolin ha toccato per Vinigal, messo giù dall'intervento di Grieco a mezzo metro dall'arbitro, e allora nessun dubbio per Gabriele, calcio di punizione per il Napoli, rivediamo, intervento di Grieco, non cattivo ma in ritardo.
il cosiddetto fallo tattico, ha fermato immediatamente l'azione del Napoli, consentendo al Catania di rientrare nelle posizioni che Toshak predilige. Tentativo di suggerimento di Fini, arrivata però la chiusura, nuova possibilità con il controllo col petto di Dionigi che va a cercare Bocchetti, il tocco di prima, non c'è nessuno però stavolta, si può ripartire da Fini per il Catania, Grieco che guadagna metri, davanti ci sono Oliveira e Taldo, attenzione al movimento di Grieco, grande apertura, grande aggancio di Oliveira, attenzione all'uno contro uno, chiude bene qui la difesa del Napoli anche se non è ancora finita perché c'è Zeoli. Nuovo tocco dentro a cercare stavolta Taldo, il controllo col petto, pallone toccato dalle parti di Jacopino, poi fuori gioco segnalato dal collaboratore di Gabriele, c'era sempre in agguato Oliveira, è anche una partita con dei gesti tecnici interessanti, ci abbiamo visto fare uno di Oliveira un istante fa. Sì, bellissimo, ha controllato una palla difficilissima da grande giocatore. Il Napoli deve stare molto attento per vie centrali perché il Catania appoggia spessissimo la palla proprio per vie centrali, in particolar modo a Taldo che è molto bravo nel fare da sponda per gli inserimenti soprattutto di Oliveira ma anche di Fini a destra e di Jacopino a sinistra. Deve stare attento perché c'è un buco tra Guido, Marcolin e Vidigal e i difensori e si posiziona sempre molto bene Taldo e quasi sempre riesce a prendere il pallone. De Martis, attenzione di Alghero, ha cercato di evitare il fallo laterale, la rimessa però c'è, è per il Napoli e per Bocchetti. Chiusura di De Martis su Dionigi, sarà nuovamente Bocchetti pronto per questa rimessa, c'è l'opzione Marcolin, il tocco in orizzontale, pallone che viene fatto girare da Baldini, nuova battuta profonda, l'intervento a chiudere, poi Zeoli potrà arrivare su questo pallone, va a cercare il movimento profondo da parte di Taldo, Taldo vince il primo duello, possibilità per lui, intervento a chiudere da parte di D'Angelo, grande esperienza. Intervento proprio di esperienza, ha temporeggiato, Taldo è arrivato scordinato e lui senza commettere fallo ha portato via una palla che avrebbe potuto rivelarsi pericolosa. Altro acquisto importante, come sottolineavi tu, quello di D'Angelo, dopo 11 anni al Chievo, la possibilità, quest'anno che sembra un po' chiuso anche per la grande crescita di Le Grottaglie, di conquistare davanti a un pubblico che ama particolarmente una platea di questo tipo minuti, occasioni, giocatore che comunque ha dato tantissimo al progetto Chievo nelle ultime stagioni. Qui Gabriele che ha qualcosa da dire, provano a chiarirsi, speriamo che sia ovviamente tutto a posto. Gabriele cercando di cogliere il labiale, mi pare che abbia usato mezzi termini nella circostanza. Gabriele, siamo pronti per la battuta di questo calcio di punizione da parte di Marcolin. Quindi il possesso di palla con D'Angelo che va a cercare un pallone non facile in verticale verso Marcolin, poi la nuova battuta a cercare un po' di profondità ma arriva Jacopino, poi possibilità per Grieco che può agganciare questo pallone, va a cercare la battuta profonda, vuole il movimento di Jacopino, arriva Baldini in chiusura, pallone che viene messo in fallo laterale, 28 minuti sul cronometro di questo primo tempo, andiamo a bordo campo, Paolo Sogni. Si lamentava Toshak per questo fallo fischiato al suo giocatore, c'è stato un scambio di opinioni con Gabriele che ha dimostrato di avere grandissima sicurezza, gli ha detto: mister, non si preoccupi, per me è tutto facile. Ecco, valutazione importante, del resto avevamo avuto la stessa impressione leggendo il labiale e guardando l'immagine molto stretta del direttore di gara, che ha evidentemente tranquillizzato Tosh. Sicuramente sì, il problema è se l'ha capito Tosh, perché il tono con cui l'ha detto Gabriele e la lingua in particolar modo. Pallone messo in mezzo, tentativo di girata da parte del solito Taldo, pallone che finisce direttamente dalle parti di Mancini, nuova possibilità per Bocchetti che ha giocato una prima metà del primo tempo davvero di grande qualità. Sì, dal punto di vista della spinta direi. Sicuramente sì, sulla fascia sinistra il Napoli si è proposto, Bocchetti è stato protagonista, così non è stato sulla fascia destra dove Martinez non è ancora entrato in partita, non ha mai creato nulla di pericoloso ed è un giocatore molto importante, deve dare di più soprattutto sulla fascia destra in fase di spinta.
E infatti il Catania ha faticato soprattutto sul proprio out di destra. Catania che da qualche minuto mi sembra messo meglio comunque in campo dopo una fase di buona accelerazione del Napoli. Sì, l'intervento su Marcolin. Sicuramente sì, ma anche perché il Napoli non riesce a dare i ritmi alti come ha fatto invece in una piccola fase del primo tempo. Però è un Catania che ha ripreso coscienza delle proprie possibilità, dei propri mezzi, e ha conquistato metri sul campo. Vediamo chi arriva per primo su questo pallone. Cuscello, poi il pallone che è stato servito in profondità a cercare il movimento di Jacopino. Arriva una nuova segnalazione da parte della terra, si riprenderà. E qui labiale chiaro, anche i microfoni dal campo si hanno offerto la possibilità di cogliere la delusione di Baldini, che voleva evidentemente l'intervento irregolare ai suoi danni, che c'era, però l'arbitro evidentemente non ha fischiato proprio perché la palla era finita in fallo laterale. Buon recupero da parte della difesa del Catania. Mezz'ora del primo tempo superata da una manciata di secondi, sempre 0-0. Il rinvio profondo da parte di Sansonetti, che va a cercare il movimento di Taldo. Poi Oliveira prova a domesticare questo pallone. Alla fine è D'Angelo che spazza via. Dato una mano Pasino. Qui c'è l'intervento irregolare e sarà calcio di punizione per il Catania, con il primo giallo della gara. Il fallo su Vidigal, avremo certamente modo di rivedere. Marcuscello ha alzato la gamba. Netto, fallo netto, è entrato a gamba tesa. Fallo ci stava tantissimo. I giocatori del Napoli secondo me dovrebbero supportare maggiormente i tre davanti, perché quando recuperano palla sono un po' lenti i centrocampisti. Sia Vidigale come in questa circostanza va avanti quando la palla è ferma, ma quando recuperano il pallone insieme a Marcolin e lo stesso Bocchetti lo fa, ma Martinez sulla destra dovrebbero accompagnare maggiormente l'azione per essere più pericolosi. Pallone che viene servito in profondità, Martinez può diventare la chiave, perché insomma Marcolin e Vidigal sono due centrocampisti che possono dare molto dal punto di vista della geometria, forse meno dal punto di vista della spinta. E allora se Bocchetti viene lasciato da solo dei quattro della linea di centrocampo a spingere, il Napoli perde un po' della sua spinta propulsiva. Sì, sicuramente sì, probabilmente Marcolin è quello che spinge bene, ma Vidigal ce l'ha nelle sue caratteristiche, non ha un passo velocissimo, però si inserisce molto bene, sta giocando molto lontano dalla porta e non sta assistendo sotto questo aspetto il reparto offensivo. Intanto avete visto dalle parti della panchina del Catania c'è una sorta di partita nella partita, quella di Toshak che segue davvero mediterraneo la sfida. Credo possa essere contento comunque di come i suoi hanno interpretato questi primi 32 minuti. Oliveira viene chiuso, pallone che termina in fallo laterale. Buono l'intervento su di lui da parte di Savino. Sicuramente sì, per come ha affrontato la partita con personalità, ha concesso pochissimo al Napoli tranne quella bella punizione di Dionigi. È sicuramente un Catania positivo fino a questo momento. Oliveira, buono lo scambio con Fini, attenzione al movimento di Fini, conclusione con il destro, pallone che gira probabilmente per una deviazione. Proprio così ha rischiato tantissimo il Napoli in questa occasione. Ah sì, una bellissima giocata, Oliveira si propone sempre, va incontro, Fini gli ha fatto un 1-2, ha calciato, la palla ha sbattuto sulla schiena credo di Baldini e per fortuna di Mancini è finita mezzo metro fuori dal palo di sinistra. Attenzione alla battuta di questo calcio d'angolo, pericolo, prova ad arrivare su questo pallone Oliveira, si continua a combattere. Poi l'intervento irregolare sotto gli occhi dell'arbitro, ottimamente piazzato, c'era anche Salvatore Monaco da quelle parti. Intervento falloso, secondo Gabriele, calcio di punizione per il Napoli. Volevo segnalare anche la buona partita fino a questo momento di Fini, che magari non ha toccato tantissimi palloni, ma è stato protagonista di due delle iniziative più interessanti del Catania. Quel magnifico assist per Taldo, non finalizzato a dovere, e poi questa conclusione. Sì, sì, sicuramente sì, partita positiva. Pochi, non tantissimi. Attenzione a Grieco, pallone profondo, scusami Maurizio, troppo profondo però, a cercare il movimento di Jacopino. Buona lettura da parte di Mancini, prova a spingere Martinez. Sicuramente sì, Fini sta disputando una buona partita, così come tutto il Catania, che in questo momento è padrone del campo, sta giocando sta dettando in pratica i tempi della partita. Sì, ha preso coraggio dopo una partenza con qualche difficoltà sulla spinta propulsiva del Napoli. Pallone che arriva dalle parti di Sansonetti. Comunque complessivamente fino a questo momento il risultato è giusto, Napoli ha avuto una buona fase, adesso il Catania sta cercando di crescere. Prova D'Angelo, Martinez, due dei nuovi arrivati. Buono il possesso di palla da parte di Stellone, però deve tornare molto basso perché c'è il pressing di Jacopino. Va tanto a disturbare Vidigal e si riparte allora dalla linea 3 del Napoli.
possibilità per Savino, che ha vinto il ballottaggio contro Ise per una maglia da titolare. Qui Pasino va a cercare Bocchetti, difende il pallone Bocchetti, poi Fini, buona la sua lettura in anticipo su Pasino, pallone che viene allontanato, Grieco che prova a tenerlo in campo riuscendoci, e allora Fini con grande calma va a servire Taldo, lavora bene il pallone Taldo, Grieco, buono lo scambio ancora con Taldo, la pressione su di lui da parte di tre giocatori del Napoli, anche Sellone va a dare una mano in fase di interdizione, Jacopino comunque se la cava, Zeoli, quindi Gennaro Monaco chiama in causa Sansonetti, rischia qualcosa sulla pressione da parte di Dionigi, poi De Marchis. È un Napoli molto largo, no? Sta facendo pressing ma non in maniera organizzata, facilitando il palleggio dei giocatori del Catania, e giocatori di cui che la maggior parte di loro sono dotati, per cui quando puoi controllare la palla con tanto spazio a disposizione diventa facile. Abbiamo visto un Toshak fino a questo momento molto caldo, fatica a rimanere seduto in panchina. Tutto qui, vediamo cosa decide Gabriele. Sarà calcio di punizione per il Napoli. Sembra che Scoglio sia invece decisamente più tranquillo, mentre qui Gennaro Monaco ha qualcosa da dire all'indirizzo del collaboratore, rischia anche il cartellino giallo che immancabilmente arriva. Secondo ammonito del Catania, è andato a protestare in maniera abbastanza plateale con il collaboratore di Gabriele. Probabilmente deve aver ricevuto un colpo e sta cercando di farlo notare, sì, probabilmente ha ricevuto un colpo involontario di Dionigi, si sono strattonati due giocatori, l'arbitro ha fischiato il fallo, avrebbe potuto anche non ammonirlo, ma Gennaro Monaco ci ha messo del suo con una protesta molto plateale. Intanto il nostro Gabriele Falvo mi ha ascoltato, ci ha mostrato uno scoglio fino a questo momento assolutamente sereno, quantomeno insomma rimane in panchina seduto ad osservare la gara. 36 minuti, poi magari andremo anche a farci raccontare qualcosa di più da Paolo Assogna, che è in posizione assolutamente privilegiata, in marcatura stretta sui due allenatori. Attenzione alla possibilità per il Napoli, in area di rigore ci sono 5 uomini pronti a sfruttare il sinistro che sta per arrivare, anche Baldini e D'Angelo. Le torri della difesa sono andate a cercare fortuna davanti, la pressione di Gennaro Monaco, probabilmente ci sarà il cross, cercare i centimetri di Stellone, battuta con il sinistro, buono l'intervento ad allontanare direttamente da parte di Martuscello, e Napoli può ripartire con il possesso di palla addirittura di Mancini. Altra occasione sprecata, poco pericolo crea il Napoli sulle palle inattive, ne ha avute 4-5 a disposizione, zero pericoli tranne quella di Dionigi. Palle inattive che da sempre sono una delle fissazioni, per così dire, uno dei pallini di scoglio che insiste tantissimo, del resto possono avere un'incidenza davvero fondamentale sulle partite. Attenzione a Bocchetti che ha ricevuto la Marcolin, buono il movimento di Bocchetti, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, Sansonetti che dice di no. Grandissima iniziativa da parte di Bocchetti, ci ha creduto Dionigi e ha conquistato un calcio d'angolo. Sicuramente, secondo me, il migliore del Napoli in questi 37 minuti, grande palla, è stato bravo Dionigi, ha cercato il cross e stava per diventare una giocata pericolosissima, Sansonetti attento, ha evitato una palla insidiosissima. Attenzione a Marcolin che prova il cross, conquista un nuovo calcio d'angolo, Jacopino in copertura su di lui, 4-2 il conto dei corner, 38 minuti nel primo tempo, 0-0 il punteggio, grande intensità, prova a riprendere l'iniziativa il Napoli, va con Marcolin alla battuta di questo calcio d'angolo, colpo di testa direttamente dalle parti di Sansonetti, ha provato tentativo di girata il più piccolo, Pasino. Senza però riuscire a far male a Sansonetti. Era una palla non molto forte, anche girandola diventava difficile poterla indirizzare, così è stata, l'ha colpito, ma per Sansonetti è stato tutto molto semplice. Non è ovviamente nemmeno la sua specialità. Pallone profondo a cercare il movimento da parte di Taldo, Oliveira che prova a raggiungere questo pallone, combatte con Savino, poi c'era anche Marcolin da quelle parti, alla fine Bocchetti allontanato direttamente sul petto di Fini. Fini elegante, ancora una volta su Pasino. De Martis è troppo indietro però a Napoli, consente troppo palleggio ai giocatori del Catania in questa fase, preferisce immediatamente coprirsi la squadra lasciando l'iniziativa al Catania. Attenzione, in difficoltà Grieco che poi prova a fermare Vidigal, attenzione 4-3, poi Vidigal sbaglia il passaggio, arriva Zeoli, provvidenziale il suo intervento. Vidigal era stato disturbato nella prima fase dell'azione dal tentativo disperato di fallo tattico da parte di Grieco,
poi quando sembrava invece in piedi, in grado di far male, ha sprecato un grande assist, ha rubato una palla molto intelligentemente, ma l'ha servita malissimo, sprecando probabilmente una delle occasioni più interessanti a favore del Napoli in questo primo tempo. Si sta riaccendendo la partita per Luigi. Intanto arriva un nuovo cartellino giallo nei confronti di Oliveira, che non mi sembra particolarmente convinto della decisione arbitrale. Rivediamo. C'era, è entrato proprio deciso sul pallone con la suola. Secondo me c'era una munizione. Gabriele ha fatto bene a tirarla fuori, è uscito da un tackle precedente, era nervoso, si è avventato con decisione però con la suola, e per cui credo che la munizione sia ampiamente giustificata. Tanto ancora problemi, vediamo qual è la decisione da parte di Gabriele, che credo abbia espulso l'allenatore del Catania, o quantomeno gli stia dicendo che alla prossima. Allora facciamoci aiutare da Paolo Assogna. Paolo, che cosa succede? L'assistente di Toshak, Paolo. Esatto, è così, era molto, molto nervoso ed è stato espulso da Gabriele. Anche Toshak non è per niente soddisfatto delle ammonizioni date ai suoi giocatori. Usa uno slang anglo-ispanico, ma si fa comprendere molto bene. Perfetto, allora abbiamo anche la possibilità di decodificare i messaggi di Toshak. Possibilità per il Catania, che prova ad uscire, qui l'intervento da parte di D'Angelo. Anche qui grande esperienza, grande mestiere, è rimasto dietro, ha aspettato l'errore del giocatore del Catania. È stato bravissimo D'Angelo, perché Martinez si è fatto battere da Jacopino e non è ancora, come già detto, entrato, anzi non c'è stato sinceramente fino adesso in partita. D'Angelo con calma serafica ha scelto il tempo in maniera perfetta e senza commettere fallo ha recuperato un pallone importante. Qui è stato fermato Stellone, ottimo l'intervento, attenzione al tocco dentro verso Taldo, che poi ha cercato di restituire il pallone al compagno, ma non è riuscito a servirlo perché c'è stato l'intervento irregolare. Arriva anche il primo cartellino giallo per il Napoli. La partita è molto intensa, molto vibrante dal punto di vista agonistico. Allora Gabriele utilizza anche l'arma dei cartellini in buona quantità, evidentemente per cercare di prevenire qualsiasi intervento. Vediamo, qui si disinteressa completamente del pallone D'Angelo. Credo sia Savino, credo, dalla posizione in campo. Hai letto perfettamente, no, D'Angelo. Hai letto perfettamente, l'arbitro è molto bravo perché ha visto che la partita si è riscaldata e immediatamente sta cercando di frenare gli animi che si stanno riscaldando notevolmente. E allora quattro ammoniti, D'Angelo per il Napoli, Gennaro Monaco, Martuscello e Oliveira per il Catania, l'espulsione di Angelo Palmas, il collaboratore di Toshak. Partita assolutamente intensa, assolutamente viva, 42 minuti, occasioni da una parte e dall'altra. Adesso ne ha una importante il Catania. È pronto Grieco sul punto di battuta, vedremo se andrà lui. È possibile anche Fini, è uno che va, attenzione anche Fini e Dottà, eccolo. Ecco qua il tocco per Fini, conclusione con il destro, pallone che termina alto. Non hanno scelto il tempo giusto, Fini è dotato di un buon tiro, però Greco ha fintato, poi gliela passata, ma è stata secondo me non toccata molto bene. È uscito il giocatore del Napoli, Fini è stato costretto ad allungare il passo e ha calciato molto male. Michele Fini, classe 1974, cresciuto nel Sorso, poi Torres, questo è stato l'inizio della trafila per lui, un giocatore che sta facendo vedere buone cose, non è una novità, ma stasera prestazione fino a questo momento di ottima qualità per lui, con un paio di iniziative davvero pericolose per la difesa del Napoli. L'intervento da parte di Martuscello, ci sarà il calcio di punizione per il Napoli, questo è l'intervento che ha provocato il fischio arbitrale. Ancora 110 secondi al termine di questo primo tempo, poi ci sarà soltanto il recupero. È pronto Pasino sul punto di battuta di questo calcio di punizione, già tre giocatori nell'area di rigore della formazione ospite, è salito anche D'Angelo, adesso sono diventati dunque quattro gli attaccanti del Napoli pronti a sfruttare il sinistro di Pasino. La battuta proprio col sinistro, pallone messo in mezzo, il colpo di testa da allontanare, non è finita però anche Oliveira, prova a dare una mano, alla fine Martuscello che allontana, possibilità per Jacopino che difende questo pallone, due su di lui, alla fine c'era Martinez, se l'è comunque cavata, andrà a cercare Fini, attenzione a Taldo, il controllo di Taldo in mezzo a due, l'intervento a spazzare via per evitare qualsiasi problema da parte dell'inquadrato Bocchetti. È stato sfortunato Taldo perché avrebbe, se fosse riuscito a mettere il pallone a terra, si trovavano 3 contro 3, avrebbe potuto creare un'azione sicuramente interessante. Ha stoppato male, facilitando l'intervento del difensore del Napoli.
D'Angelo non è una situazione facile perché alle sue spalle, vedete, c'è la pressione da parte di Fini. Poi pallone che viene messo direttamente in fallo laterale, viene concessa in pratica la rimessa al Catania, che prova dunque a far salire il baricentro del proprio gioco, prova a guadagnare qualche metro, è pronto De Martis, c'è Fini che potrebbe essere servito, il pallone però è dentro per il movimento da parte di Tallo, spalla la porta, in due a chiudere su di lui, riescono in qualche modo a cavarsela, ma comunque devono concedere il calcio d'angolo. È difficile togliere il pallone a Tallo, copre molto bene, è forte fisicamente, veramente secondo me sta disputando un ottimo primo tempo, niente di pericoloso in fase offensiva, ma sempre pronta ad appoggiare i propri compagni. Già due reti per lui, Livorno, e nella partita interna che ha dato il successo la scorsa giornata al Catania contro il Cagliari. Un minuto intanto, la segnalazione del periodo di recupero, dunque ancora 50 secondi, poco più. Fini prova ad andare verso Tallo, l'intervento a chiudere da parte di Baldini, nuova possibilità per il centrocampo del Catania, Grieco che allarga nella zona di Zeoli, guadagna metri Zeoli, poi va a cercare questo pallone verso Tallo, attenzione all'inserimento di Fini, c'è l'anticipo puntuale di un attento Marcolin, poi De Martis, Grieco, la pressione di Marcolin, pallone che viene fatto girare però sempre per in orizzontale, adesso si va in verticale. Bravissimo, e l'idea non era male, eh? Bravissimo D'Angelo, era una palla bellissima per Fini, ottima la lettura da parte di D'Angelo, prova a uscire ancora la formazione di Scoglio, il pubblico vorrebbe un'ultima iniziativa, mancano da rete 7 secondi in questo momento, possesso di palla da parte di Martinez che prova a mettere in mezzo, primo possesso di palla della ripresa con il Napoli che va a cercare subito le punte, ma qui c'è la chiusura senza difficoltà da parte di Zeoli, c'è il contatto fra Jacopino e Vidigal, arriva il primo fischio arbitrale della ripresa a favore del Catania, si ripartirà dunque col calcio di punizione. Vidigal ha ostacolato fallosamente Jacopino, cerca il numero Jacopino, Martinez, buono l'intervento in chiusura da parte della difesa partenopea, adesso possibilità per Dionigi che prova ad andare, viene chiuso, pallone che termina in out. È iniziata con più o meno come la fase di tutto il primo tempo, il Napoli attacca solo con due effettivi e per cui diventa difficile anche poter difendere un pallone così come è stato in precedenza per Dionigi. Qui l'intervento da parte di D'Angelo che andrà a cercare proprio Dionigi, poi Pasino che prova a tenere via questa azione ma viene chiuso molto bene dall'intervento da parte di Martuscello, poi un po' di confusione, alla fine pallone che termina oltre la linea laterale, la rimessa sarà a disposizione del Catania, è pronto ad andare Zeoli, l'inquadratura per Martinez, uno dei cinque nuovi arrivi per la formazione del Napoli assieme a Pasino, D'Angelo, Savino e Marcolin. Martinez è un colombiano alla terza stagione in Italia, 27enne, deve dare di più rispetto a quello che ha fatto vedere nel primo tempo. Savino qui fa buona guardia, Stellone ha toccato verso Marcolin, prova a cercare in profondità ancora Stellone, anticipato però di testa in maniera regolare, nuovo colpo di testa ma Jacopino è in anticipo. Sono migliorati tantissimo sotto l'aspetto tattico veramente i due esterni, come ci ha fatto notare Paolo Assogna durante l'intervallo. Jacopino si sta muovendo molto bene sia in fase offensiva sia in fase di centrocampo, è diventato molto più elastico e tatticamente più equilibrato lo schieramento del Catania. Pallone che termina in palo laterale, siamo pronti per la rimessa con Bocchetti, due minuti sul cronometro di questo secondo tempo. De Martis poi ha toccato in qualche modo Tallo, alla fine Possanzini direttamente nella zona di Martinez, non particolarmente illuminante il pallone di Martuscello, scusate, non di Possanzini, sì, calciato. Possibilità per il Napoli che prova ancora con l'uno contro uno con la chiusura puntuale da parte di Gennaro Monaco. Martinez avrebbe dovuto accompagnare, avrebbe dovuto sovrapporsi a Dionigi, non sta spingendo tantissimo e diventa difficile anche per gli attaccanti, sono costretti come in questo caso Dionigi a fare l'uno contro uno e non è nelle caratteristiche di Dionigi fare l'uno contro uno. Pallone che termina in fallo laterale e c'è la possibilità per la rimessa con Martinez,
c'era l'opzione Vidigale, invece il pallone verso Dionigi che prova il numero, in questa circostanza riesce a dar via Gennaro Mora con la battuta in mezzo, Stellone è preso controtempo, non è finita però ancora il cross, arriva l'intervento da parte di Sansonetti che non ha difficoltà a recuperare e qui Dionigi era riuscito a saltare l'uomo. Grande giocata, palla alta, è riuscito a giocare veramente molto bene, a servire un pallone interessante, è stato bravo Bocchetti ad accompagnare l'azione ma l'ha accompagnata leggermente in ritardo ed è arrivato col passo lungo, se fosse partito prima avrebbe potuto anche concludere a rete. Zeuli ha battuto questo calcio di punizione a beneficio di Grieco, buono il movimento da parte di Fini, poi Marcuscello, buono lo scambio ancora Fini che prova ad andare in verticale, Oliveira, attenzione al movimento di Oliveira, cerca il numero e poi il pallone che arriva dalle parti di Mancini. Gli attacchi del Catania finiscono sempre per vie centrali. Qui c'è la posizione di fuori gioco da parte di Dionigi sul tentativo di Stellone, dunque si riprenderà con un semplice calcio di punizione per il Catania, stiamo rivedendo, mi sembra netta. Sì, nettissimo, nettissimo. Nessun dubbio, pronti per il rinvio da parte di Sansonetti. Dalle sue parti c'è Gennaro Monaco, mentre qui qualche problema per Salvatore Monaco. Gennaro Monaco, classe 1968, napoletano. Difficoltà per il difensore intanto. Stiamo rivedendo. Il gomito involontario di Stellone l'ha colpito sulla parte laterale del viso. Problemi per l'ex Perugia, per lui in totale in Serie A con la formazione Umbra 18 presenze, prima altre 18 presenze nel 98-99 con la Salernitana. Pallone che viene spazzato via, si va a cercare il colpo di testa da parte di Stellone ma c'era De Martis da quelle parti. Allora adesso prova ancora a venire avanti il Catania, Jacopino, la pressione su di lui, poi il pallone toccato da Marcuscello, arriva un nuovo fischio arbitrale, Vidigal non è convinto della decisione arbitrale ma tant'è, stiamo rivedendo, intervento irregolare secondo il direttore di campo, questo qui ovviamente. Secondo me non poteva anche evitare l'intervento arbitrale. La battuta da parte di Grieco, va a cercare Zeoli, qui Martinez fa una buona cosa lasciando scivolare il pallone direttamente oltre la linea laterale. 5 minuti un po' in sordina in questo avvio di ripresa, il ritmo è un po' calato rispetto soprattutto all'ultima parte della prima frazione. Sì, sicuramente le squadre hanno iniziato ancora in fase di studio, sono lì a confrontarsi, nessuna riesce a prendere il possesso completo della partita, ci sta provando il Napoli, probabilmente ci vorrebbe un'azione o da una parte o dall'altra per dare entusiasmo e per dare la possibilità di crederci maggiormente. Qui Marcolini è andato a cercare in verticale il movimento, adesso posizione di fuori gioco, tutto inutile, posizione di offside, posizione finale da parte di Dionigi ma era già in fuori gioco. Azione molto simile a quella precedente, praticamente identica, tutto era nato dalla verticalizzazione di Marcolin, mentre qui Gabriele a colloquio con l'attaccante del Napoli. Pronto al rinvio, Sansonetti protagonista di due ottimi interventi nella prima frazione, sempre su Dionigi, non ha particolare fretta, fa salire la squadra. Eh sì, e adesso va la battuta profonda con il destro, andare a cercare Taldo, colpo di testa in anticipo, Marcuscello che prova a mettere in movimento Fini, poi tentativo di battuta con l'intervento per chiudere la possibilità per Stellone di ripartire, De Martis in pressione su di lui, prova ad andare Stellone, attenzione all'ex Lecce, possibilità per l'uno contro uno, ancora Stellone, prova il cross con il sinistro, non c'erano molti sbocchi. Non c'erano molti sbocchi, però dall'alto noi ho avuto modo di vedere, secondo me una lacuna del Napoli, i centrocampisti non accompagnano, Martinez non accompagna, anche se Stellone fosse riuscito a servire il pallone in mezzo c'era solo ed esclusivamente Dionigi, diventa difficile, attenzione, diventa difficile poter essere pericolosi e trovare la via del gol, devono supportare maggiormente gli avanti i centrocampisti del Napoli. E qui stiamo rivedendo l'intervento di Pasino su Grieco, lo scorso anno giocavano insieme nel Modena, nella cavalcata la squadra di De Biasi verso la Serie A, Pasino protagonista anche di un gol con la maglia del Modena in questa stagione, quello decisivo a Reggio Calabria a novembre, tentativo di battuta a cercare De Martis, si continua a combattere con Fini, buono il lavoro da parte di Fini, ottimo, qualità tecniche importanti per lui, l'apertura verso Zeuli, buono l'aggancio, però c'è il lavoro prezioso
di disturbo da parte di Dionigi, tutto regolare per Gabriele, poi Dionigi che prova a ripartire, concede però il pallone a Jacopino, adesso Oliveira, possibilità per il Catania, prova ad accentrarsi Oliveira, ancora lui Oliveira, attenzione al movimento, Oliveira, numero di Oliveira, viene chiuso proprio all'ultimo, ma qui si è vista la qualità tecnica e anche ancora la strapotenza fisica, lo strapotere fisico del numero 25 del Catania. Ma sta bene, ha fatto un'azione in percussione bellissima, gli è mancato proprio il colpo finale, la palla gli si è allungata nel momento che stava posizionando il colpo per tirare, però sicuramente un'azione pregevole a dimostrazione delle grandi motivazioni di questo attaccante che anche quest'anno sta facendo molto bene, ha già fatto 9 gol, ma soprattutto della condizione fisica, lo vedo molto pimpante, molto voglioso. Gli è mancato proprio l'ultimo tocco. Sì, Baldini è stato provvidenziale, ma davvero straordinario lo strapotere fisico in questa circostanza da parte dell'ex giocatore del Cagliari. Marcolin non è contento di questa decisione arbitrale. Catania in possesso di palla, 9 minuti sul cronometro nella ripresa, sempre 0-0. Pronto Salvatore Monaco sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Vedremo se andrà a cercare il tandem Oliveira-Taldo. È proprio così. C'è un anticipo da parte di Martinez, poi Dionigi che difende questo pallone, c'è Marcolin da quelle parti, anche Vidigal lascia alla fine il pallone all'ex giocatore della Lazio. Buona la verticalizzazione di Marcolin, a cercare Pasino, poi verso Stellone, attenzione all'intervento da parte di Gennaro. E poi pallone che viene allontanato, affaticato davvero nella copertura in questa circostanza il Catania, provvidenziale Gennaro Monaco nell'intervento a chiudere favorendo Sansonetti. Nuova possibilità adesso per il Catania con Oliveira, il suo possesso di palla, poi prova ad aprire, lo fa molto bene verso Fini, c'è anche Grieco a sostegno in posizione centrale, Fini prova ad andare, cerca il suggerimento in mezzo, pallone che viene ribattuto, si accontenta della rimessa laterale. Sta riprendendo quota la partita, le squadre stanno iniziando a credere maggiormente di poterla sbloccare. Prima c'era stata una gran palla di Pasino, è stato bravissimo il difensore del Catania a scegliere il tempo giusto, se no Stellone si sarebbe trovato davanti al portiere. Qui il tentativo di Jacopino, suggerimento verso Taldo, ma ci sono problemi per il recupero da parte di Mancini. I numeri del Catania fuori casa sono particolarmente negativi, stasera sta andando decisamente meglio, appena un pareggio in 9 gare per la formazione siciliana, quello del derby contro il Messina del 21 settembre, 3-3 in quell'occasione, per il resto 8 sconfitte. Attenzione a Stellone che prova ad andare in mezzo a 3, difende questo pallone, spara la porta, prova ancora, riesce a girare verso Pasino, attenzione al cross in mezzo, l'intervento da parte di Sansonetti, poi Jacopino che dà una mano. Qui, anche qui, poca assistenza da parte dei centrocampisti del Napoli. Assolutamente zero per Luigi, assolutamente. Marcolin e Vidigal hanno guardato Pasino lavorare un pallone difficile sulla sinistra, avrebbero dovuto inserirsi dentro l'area, la palla poi è uscita come spesso accade, attenzione, e potevano cercare di inserirsi ma erano troppo lontani. Esatto. Qui Pasino ha cercato di mettere in mezzo questo pallone, 11 minuti dopo un inizio di studio di questo secondo tempo, però come sottolineavi tu la partita sta riprendendo quota con occasione da una parte e dall'altra. Qui Pasino era stato buon protagonista sulla sinistra, sta entrando in partita, ha già fatto un paio di cose in questo secondo tempo, deve toccare più palloni, lui è il giocatore che deve fare, che deve dare quel qualcosa qualità, in più, la qualità, quella che si aspetta a Scoglio. Elegante Jacopino, una serpentina in mezzo a tre, adesso Zeoli va a cercare proprio Jacopino che difende questo pallone, c'è anche Vidigalle, il raddoppio di marcatura che alla fine riesce a avere la meglio, senza fallo, possibilità per Martinez, prova a cambiare marcia il Napoli, Pasino che difende questo pallone, Vidigalle, c'è anche Marcolin poco lontano, complicato qui il possesso di palla da parte di Vidigalle che poteva forse subito servire Marcolin, è andato comunque a prendersi il fallo. Ecco qui la segnalazione di Taldo, mentre ferma a terra Jacopino, e dunque ecco spiegata la pausa del gioco, 12 minuti sul cronometro della ripresa. Gabriele che va a sincerarsi delle condizioni del numero 76 del Catania, che mi sembra stia crescendo come contributo, come sottolineavi anche tu, dopo una partenza non facile. Assolutamente sì, ha bisogno anche di inserirsi nei meccanismi della squadra del Toscia, dopo un inizio non doveva ancora assestarsi sul terreno di gioco, sta crescendo Jacopino, tatticamente è cresciuto moltissimo, adesso lo sta facendo anche sotto l'aspetto della personalità, perché ho già visto che vuole la palla diverse volte, va incontro alla palla, cosa che non ha fatto all'inizio del primo tempo. Eh sì, di Jacopino sono molti anni che si parla bene, era un pallino di Eriksson, poi gli è mancata la crescita, il salto di qualità,
però un'occasione importante a Catania e oggi sta facendo bene. Buon possesso di palla da parte del Napoli, che prova con Savino, va in verticale Savino, Stellone prova la sponda, Zeuli che allontana, Vidigal si lascia completamente scavalcare dal pallone e allora il Napoli deve rallentare. Può ripartire ancora con Martinez, intanto sta per rientrare il numero 76 del Catania, prova ad arrivare Oliveira, c'è Martinez in vantaggio, però fatica il colombiano, poi prova a pescare il compagno Fini, riesce ad avere la meglio, alla fine De Martins dovrebbe arrivare in anticipo, deve però spazzare via direttamente in fallo laterale. Sì, è un Napoli che sta cercando di imporre la propria forza, sta cercando di impossessarsi della partita, è salito di parecchi metri sul terreno di gioco e anche se sinceramente ha difficoltà a rendersi pericoloso, perché ho già avuto modo di dirlo diverse volte, giocano proprio soli i due attaccanti davanti, non hanno mai neanche la possibilità di fare delle sponde, sono costretti quasi sempre a cercare di stoppare il pallone e di concludere da soli. È difficilissimo per gli attaccanti del Napoli giocare, anche perché sono quasi sempre con la schiena alla porta. Pronto intanto Marco Lin sul punto di battuta di questo calcio di punizione, mentre è pronto ad entrare, questa sarà una novità importante del Catania, Possanzini, attenzione alla battuta di questo calcio di punizione, pericolo in mezzo, allontana Oliveira che è davvero ovunque, da una mano anche a risolvere le situazioni difensive spinose. Qui De Martis, non c'è fallo secondo Gabriele, allora possibilità per il Napoli, chiama il pallone al centro, Stellone, tocco per lui, la girata, pallone però troppo centrale. Sì, buon cross, Stellone molto attento, era abbastanza lontano, non era riuscito a dare la giusta forza, pallone semplice per Sansonetti. Del resto, correggimi se sbaglio, su un cross che arriva da dietro, dalla tre quarti, è molto difficile per l'attaccante dare forza e ovviamente anche angolare nella maniera migliore. Ma il Napoli per Luigi fino a questo momento non ha avuto assolutamente profondità, non è mai andato sul fondo tranne che in quell'occasione di Dionigi nel primo tempo, che poi ha cercato, che ha creato un pericolo non indifferente a Sansonetti. Catania avrà a disposizione questo calcio di punizione, sta per arrivare il cambio, abbiamo probabilmente già il nome del giocatore che dovrà uscire, vero Paolo Sogna? No, volevo dirti che era pronto Possanzini probabilmente per le condizioni di Jacopino, sì. Adesso però sta verificando queste condizioni Toscia, che ci sta pensando un attimo. Perfetto, allora ancora qualche istante e poi vedremo se ci sarà il cambio del Catania, che a quel punto dovrebbe essere con Jacopino, ovviamente se Jacopino non sarà al meglio. Attenzione a Fini che mette il pallone dentro, pericolo, va giù Oliveira, ci sono le proteste da parte di Taldo e degli altri giocatori del Catania. Napoli che prova ad uscire, pallone verso Martinez, riesce a difenderlo sulla linea laterale, mette in movimento Pasino, la pressione di Grieco, i due si conoscono molto bene, la grande apertura a cercare il movimento verso Dionigi, grande intervento da parte di De Martis, gran senso della posizione. Bravissimo, con molta calma, non era facile perché la palla era alta, sta crescendo, grande intervento di De Martis, il Napoli sta crescendo Pasino e può essere in questo momento l'arma, un'arma pericolosa per il Catania. Però Monaco ha toccato il pallone verso Martuscello, che ha la possibilità, vede che c'è la possibilità di servire Jacopino, quindi Fini insolitamente a sinistra in questa occasione, vuole accentrarsi e poi trova ancora Martuscello, vedi Grieco, prova ad andare in verticale verso Oliveira e non aggancia. Era ottima l'idea, gran 10 minuti e 40 secondi sul cronometro di questo secondo tempo, possibilità per Grieco, va a cercare Taldo, intervento in chiusura elegante con il petto e poi la possibilità di guadagnare qualche metro per il Napoli. Pallone toccato da Vidigal, spazio per Bocchetti, ancora lo scambio fra Marcolini e Vidigal, tentativo di andare in verticale, bravo Fini, poi buono il recupero anche da parte di Grieco, da una mano anche Taldo, De Martis ha toccato verso Grieco, granché il tocco da parte di Fini, e il Napoli che prova ad uscire non riesce però ad accelerare, qui il pubblico voleva andare subito in verticale, alla fine arriva l'apertura in orizzontale per Martinez che poi sbaglia tutto, pallone che finisce dalle parti del portiere Sansonetti. È poco pericoloso il Napoli, molto lento in fase di costruzione, pochissime verticalizzazioni tranne alcune di Pasino, ma da molto lontano, ha ragione la gente a non essere fino a questo momento soddisfattissima della prestazione del Napoli, soprattutto in fase offensiva.
Scoglio ha ricordato nelle ore immediatamente precedenti alla partita di essere in debito, ovviamente lui ma soprattutto la squadra con il pubblico. Grande dimostrazione evidentemente di onestà anche intellettuale da parte del tecnico del Napoli, che però promette per dopo la pausa, dunque dopo la metà di febbraio, un Napoli nuovo, completamente rodato, in grado di poter puntare a traguardi importanti, primo fra tutti ovviamente quello di una salvezza tranquilla. Possibilità nuovamente per la formazione di Scoglio. Lavora bene il pallone scavalcando Fini, Pasino, Castellone poco lontano, la pressione di Martuscello che riesce a creare più di un problema. Poi prova ad andare Bocchetti, attenzione a Bocchetti che viene fermato, pallone che termina in fallo laterale. Tre giocatori del Napoli in area di rigore, vedremo se ci sarà la battuta lunga. Vidigal che va a cercare la posizione giusta, Fini che prova a dar fastidio, possibilità per il cross che arriva in questo momento, Zeuli che allontana di testa, può controllare Marcolin che cambia lato. Oliveira, preziosissima anche stavolta, poi la nuova possibilità, posizione regolare, attenzione, Pasino può provare a mettere in mezzo, la pressione di De Marti su di lui, Pasino si accentra, si porta il pallone sul destro, poi in mezzo a tre, grandissima confusione, alla fine Zeuli può uscire. Questa era un'iniziativa potenziale per il Napoli che forse poteva sfruttarla meglio. Sicuramente Pasino ha cercato, avrebbe potuto servire di prima intenzione il pallone in mezzo all'aria, c'era solo Stellone e lo stesso Dionigi, ha pensato di chiuderla, attenzione. Attenzione a Bocchetti che va a cercare Stellone, l'intervento ad allontanare, vediamo chi arriva per primo, è il giocatore del Catania che può dunque allontanare, si trattava di Jacopino. Intervento di D'Angelo, ancora Jacopino che può raccogliere il pallone, va a cercare subito Taldo, è stata però la segnalazione da parte di Gabriele, sarà calcio di punizione per il Catania. Applicazioni, il tecnico ospite, Catania che continua a giocare una buona gara, riuscendo a fronteggiare piuttosto bene la spinta del Napoli che ci sta mettendo davvero una grande tensione agonistica, mentre qui stiamo rivedendo l'intervento che è costato il giallo al numero 4 del Napoli. Sì, sicuramente sì, il Napoli sta cercando, sta spingendo maggiormente, ma un Catania molto attento. Attenzione a Jacopino, va a cercare Oliveira, poi il tentativo di girata con la presa, fermo a terra, poi si rialza Taldo, ma buona opportunità questa per il Catania con la risposta. Buona, i due attaccanti del Catania sono posizionati sempre molto bene, uno sul primo palo e l'altro sul secondo. Oliveira ha fatto sfilare il pallone, non ci è arrivato, si è presentato Taldo che ha cercato di anticipare D'Angelo, non è riuscito a dare il colpo di grazia, però ha avuto anche in questa occasione una buona intuizione. Intanto qui attenzione perché rischia molto il Napoli, attenzione, è un momento caldo della gara, Gabriele la sta lasciando proseguire il gioco, ma credo che possano arrivare ulteriori provvedimenti disciplinari. Intanto la battuta, pallone che termina direttamente in fallo laterale, va dalle parti di Jacopino a dire qualcosa, c'è stato un episodio, sì, Vidigal, eccolo qua, vediamo Grieco. C'era, che era per Luigi. Vidigal appena ammonito ha toccato la palla, tra l'altro con braccio alto, molto evidente. E fra l'altro, insomma, la mia primissima impressione era stata quella di un direttore di gara che avesse detto ai giocatori del Catania, come spesso succede, potete continuare a mantenere il possesso del pallone perché sto dando il vantaggio, ma potrebbe arrivare dopo il provvedimento disciplinare. Non è stato così. Attenzione alla possibilità per il Napoli. De Marchis che prova la chiusura. Pallone che viene messo in mezzo. Stellone anticipato, forse anche trattenuto. Non è finita l'intervento su Pasino. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli che aveva protestato per un primo intervento su Stellone. Punito il secondo intervento, non cambia però la sostanza. Sì, sicuramente, secondo me c'era anche calcio di rigore netto su Stellone, ma sono curioso di rivederlo prima di cross in mezzo, strattonata evidente su Stellone, la palla è uscita sui piedi di Pasino che l'ha stoppata, se l'ha allargata e Grieco ha commesso un fallo, secondo me evidente. C'era calcio di rigore anche su Stellone, Monaco aveva trattenuto Stellone, vediamo, Pasino stoppa la palla, la sposta. Netto, nettissimo, secondo me calcio di rigore nettissimo, su questo non ha assolutamente niente da, non deve assolutamente protestare il Catania, anche se a mio giudizio ha ragione ad essere infuriato sul 10 secondi prima sull'intervento di Vidigal con la mano. Quarto ammonito per il Catania, Sansonetti, calcio di rigore fischiato da Gabriele per l'intervento di Grieco sul suo ex compagno Pasino. Siamo pronti sul punto di battuta di questo calcio di rigore, un calcio di rigore che può cambiare le sorti della partita del Napoli.
Catania che vi ricordo un minuto fa ha protestato perché poteva esserci il secondo giallo per Vidigal, episodio sul quale si potrà discutere a lungo. È pronto Dionigi a cacciare il settimo gol in questo campionato. Dionigi contro Sansonetti, parte e rete, e il Napoli è in vantaggio al 68esimo minuto e 20 secondi, metà della ripresa, 1-0 Napoli. Calciato benissimo, con molta... I complimenti al Catania che ha messo in campo piuttosto bene, che un paio di minuti fa ha protestato, forse ha ragione, per un secondo cartellino giallo che poteva ridurre in 10 il Napoli per l'espulsione eventuale di Vidigal, ma adesso il Catania a 20 dalla fine è costretto a inseguire. Sicuramente deve inseguire e lo farà secondo me anche in maniera molto frenetica, perché è nervoso, si è innervosito per alcune decisioni arbitrali, probabilmente non meritava questo svantaggio, anche se il rigore era regolarissimo. Attenzione ad Oliveira, il suo passaggio di palla, il tentativo di suggerimento poteva essere davvero pericoloso verso Jacopino, è arrivata la chiusura provvidenziale da parte della difesa del Napoli. Intanto grande movimento di Vidigal, anche se c'è la segnalazione da parte del collaboratore che poi però è stata corretta dall'arbitro. Evidentemente anche questo intervento era con la spalla, secondo il direttore di gara. Possibilità per il Napoli, dentro Cestellone che potrebbe ricevere sull'iniziativa da parte di Pasino, che prova ad andare, prova anche la conclusione lui stesso col sinistro. De Martis che mette il pallone in calcio d'angolo. Le proteste che vedete sono dei giocatori del Catania all'indirizzo dell'arbitro, mentre qui arriva il giallo per Fini. Stanno protestando perché il collaboratore dell'arbitro, come avevamo detto, aveva alzato la bandierina. E aveva alzato la bandierina probabilmente per segnalare un'altra entrata, vediamo, ecco, abbastanza. Esattamente questa. C'era anche altro questa. Intervento col braccio. C'era netta anche questa probabilmente. Meno evidente di quella precedente, più difficile da vedere. Secondo me il guardalinee l'aveva segnalata e l'arbitro inizialmente l'ha guardato, ora sta andando a parlare. È un momento comunque importante della gara. Per il momento il provvedimento disciplinare che è stato assunto è stato quello dell'ammonizione di Fini per proteste. Vediamo cosa decide Gabriele. Mentre sta per entrare Possanzini al posto di Jacopino, vediamo cosa decide Gabriele. Momento caldo della gara, insomma le immagini sono abbastanza chiare, abbastanza evidenti. Lo sono state anche 5 minuti fa in occasione di quello che sembrava il secondo fallo di mano consecutivo plateale di Vidigal. Tra l'altro Vidigal, insomma, un giocatore di discreta esperienza, non dovrebbe commettere così. No, assolutamente, tra l'altro recidivo, l'ha fatto una volta ammonito, la seconda dopo neanche un minuto, e questa tra l'altro dopo che ha visto che l'intervento precedente aveva scatenato un putiferio, avrebbe dovuto sicuramente evitarla. È stato secondo me graziato in due circostanze Vidigal. Fuori Jacopino, dentro Possanzini, adesso seguiamo il calcio d'angolo, poi andremo da Paola Sogna per sapere qualcosa di più da bordo campo. Attenzione al pallone messo in mezzo, l'intervento ad allontanare, poi la possibilità con Fini che va a cercare subito il movimento di Oliveira, buono l'intervento a chiudere di testa, poi Martinez che prova a tenere vivo questo pallone, nuovo colpo di testa, il Napoli ha la possibilità di controllare. Adesso Bocchetti si appoggia in orizzontale con Marcolin, adesso la possibilità per Pasino, numero Pasino ovviamente ha questa specialità, cioè la capacità, è cresciuto, di fare cambi di direzione come quello che stiamo per rivedere. Sì, grande giocata, ammorbidito benissimo la palla, ha dribblato secco Monaco che è stato costretto al fallo, ma è cresciuto il giocatore del Napoli e sta facendo perfettamente da collante proprio tra i due reparti. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, dribbling ad altissimo coefficiente di difficoltà perché era praticamente fermo. Battuta del calcio di punizione, ha allontanato De Martis, la conclusione di Vidigal, pallone che termina alto di un soffio. Mamma mia, veramente che occasione da parte del Napoli. Vidigal è stato attento in questa circostanza, ha seguito la palla uscire dall'area, calciato ed è stata toccata quel tanto da evitargli proprio la gioia del gol, la palla ha sfiorato l'incrocio dei pali. E questo evidentemente anche l'aspetto psicologico, Napoli che ha trovato il vantaggio, adesso prova galvanizzato addirittura a chiudere la pratica. È pronto Pasino sul punto di battuta di questo calcio d'angolo, parte col sinistro, pallone messo in mezzo e Fini sul primo palo non rischia, mettendo nuovamente in calcio l'angolo. 7-3 il conto dei corner, 16 minuti e mezzo da giocare. Io sono curioso di sapere quella che è stata la reazione di Toshak sui tanti episodi dubbi di questa fase, ma continuiamo a seguire ovviamente prima l'azione. Seguiamo la possibilità per Martinez che prova il cross, inguardabile, sicuramente uno dei meno positivi del Napoli, forse.
cosa, abbiamo finalmente la possibilità di andare a bordo campo alla Paola Sogna per farci raccontare qualcosa di più. Ci sono state proteste da parte della panchina del Catania sulla decisione di Gabriele? Assolutamente sì, Toshak ritiene decisivo evidentemente l'episodio della non espulsione del giocatore portoghese, dunque si è molto arrabbiato con questo, con questa decisione di Gabriele, con il quale peraltro ha cercato ripetutamente un faccia a faccia, un confronto che però il direttore di gara ha evitato. Ha ragione Paolo, ha ragione, sicuramente condizionabile per la partita il non intervento di Gabriele ai danni di Vidigal, sicuramente. Non bisogna dimenticare che eravamo sul risultato di 0-0. Possibilità per il Catania, attenzione ad Oliveira, numero di Oliveira, conclusione, Mancini che dice di no, ma che giocata! Grande giocata veramente, si è liberato spalla alla porta, se l'è portata la poi palla a Staldo di sinistro, ma si cercano e si trovano moltissimo sempre per vie centrali, si è superato Mancini che non ha fatto grandi interventi e si è fatto trovare pronto alla prima occasione. Conclusione con il salvataggio da parte di Mancini, la battuta di questo calcio d'angolo, pericolo in mezzo, un nuovo colpo di testa, sarà nuovamente calcio d'angolo dall'altra parte per il Catania. Catania che dunque reagisce subito sul piano psicologico, rivediamo il primo colpo di testa e poi Baldini a mettere in corner, nuovo tiro della bandierina, parte Fini, colpo di testa ad allontanare, possibilità per il contropiede del Napoli, prova a spingere Pasino, il tocco in verticale a cercare subito il movimento, ma De Martis, grande lettura, da ultimo uomo senza fallo interviene e recupera questo pallone, poi la pressione di Stellone senza fallo, deve aspettare che Dionigi possa tornare dal fuorigioco, va a servire Pasino, c'è Dionigi davanti, Stellone sulla stessa linea dell'ex giocatore del Modena che poi sbaglia nel tentativo di tocco in verticale, Fini che prova a ripartire per il Catania, Vidigal che ha un pessimo controllo, prova ad arrivare per ostacolare Oliveira che però è più veloce, ancora Oliveira, quindi Grieco, la pressione su di lui, sarà calcio di punizione per il Catania, splendida l'azione di un paio di minuti fa del Catania, la prima vera grande opportunità per l'1-1, Oliveira che ha difeso il pallone quasi come un pivot di pallacanestro, spalle alla porta, ha lasciato a Taldo l'opportunità per calciare, grande risposta di Mancini, ancora il Catania a spingere, meno di un quarto d'ora al termine, Grieco il suo possesso di palla, va in verticale, Vidigal che tocca solo per un attimo, poi un nuovo colpo di testa da parte di Martuscello, alla fine D'Angelo a spazzare via, va a cercare Dionigi che difende questo pallone ma in pratica lo consegna al centrocampo del Catania, Zeoli, possibilità ancora per Monaco, si tratta di Gennaro Monaco, pallone verso Oliveira, in difficoltà qui la difesa del Napoli sui movimenti di Oliveira che prova ad andare in mezzo a tre, stavolta però alla meglio la difesa di Scoglio, Marcolin che prova a toccare, la pressione di De Martis, ora la partita è intensissima, molto bella sotto l'aspetto, sotto tutti gli aspetti agonistici, il Catania sta cercando di reagire dopo un momento di sbandamento, ha creato un'occasione grandissima e molto, molto spettacolare con Taldo, le sta provando tutte, è ferito ed ha anche perfettamente ragione secondo me, ci saranno ancora a mio giudizio delle emozioni perché è una partita che può offrire ancora molto. Intanto c'è un cambio, dentro Colasante, fuori Martuscello per il Catania che non vuole assolutamente rassegnarsi alla sconfitta, anche perché ha mostrato comunque qualità, ha mostrato organizzazione, può anche recriminare sull'episodio che abbiamo più volte ricordato da parte di Vidigal. Il Napoli ci ha messo sicuramente una grande tensione agonistica, un gran cuore e ha trovato, vi ricordo, sul calcio di rigore il gol del vantaggio, l'intervento su Marcolin da parte di Fini. Si ripartirà con il Napoli con un nuovo possesso di palla. È entrato Alessandro Colasante, ex Siena, ex Cagliari, romano, classe 73, esordio in B il 3 settembre del 2000 con il Siena. De Martis, l'intervento di testa in anticipo, curiosità ovviamente anche per Colasante che è appena arrivato. Martinez difende bene questo pallone ma poi sembrava che Zeoli potesse anticipare Vidigal, pallone messo in mezzo, c'era anche la segnalazione di offside, si ripartirà dunque con il Catania in possesso di palla, nuovo calcio di punizione. Intervento molto positivo di Vidigal che in mezzo al campo in fase di interdizione ha disputato un'ottima partita, ha cercato di servire Dionigi ma la palla, l'attaccante si è fatto trovare in netta posizione di offside. Inquadratura per Stellone, da domani si tornerà probabilmente a parlare di un possibile trasferimento a Palermo con Mascara e Marasco,
pronti ad arrivare a Napoli, forse chissà la trattativa verrà definitivamente congelata, staremo a vedere. Per ora ci sono da vivere questi 11 minuti intensissimi che ci separano dal 90esimo. Possesso di palla per Fini, che ha provato il tocco in verticale, voleva il movimento da parte degli attaccanti che non è arrivato, buona la lettura da parte della difesa del Napoli. Qui Bocchetti che va a cercare e a trovare Stellone in mezzo a due, poi Grieco solo per un attimo, ancora possibilità per il Napoli, fuori gioco che viene segnalato, e allora nuova possibilità per il Catania con il nuovo arrivato Colasante che andrà a cercare Fini, intervento a spazzare via, e adesso ancora un po' di confusione. I giocatori lottano su tutti i palloni, è un momento importantissimo della partita e per il Napoli va a difesa con tutte le forze e tutte le energie possibili, è un risultato troppo importante per la squadra napoletana. Pronto ad entrare Jaroslav Sedivec, il centrocampista, classe 1981, esordio in B il 28 settembre nella sconfitta per 2-0 del Catania a Verona, mentre intanto qui i sanitari del Napoli vanno a risolvere i problemi muscolari. Fuori dal campo Fini, vorrei un tuo giudizio, l'abbiamo già detto più volte, mi è sembrata una buona partita sul piano soprattutto della qualità da parte di Fini. In particolar modo nel primo tempo, nel secondo, il primo tempo sicuramente è stato uno dei protagonisti più positivi della squadra del Catania, nel secondo tempo si è leggermente assopito, non ha più fornito grande spinta, ma soprattutto non ha più fornito assi, ha disputato anche un buon secondo tempo, ma secondo me non al pari del primo, e in questo momento Toshak probabilmente cerca una maggior spinta che Sedivec può lui spera dargli. Certo. Bocchetti, vedete, portato per ulteriori cure a bordo campo, in questo momento dunque il Napoli 10 contro 11, mancano 9 minuti, poi ci sarà soltanto il recupero a disposizione del Catania che vuole evitare questa che sarebbe la nona sconfitta in 10 partite esterne della stagione, ma sicuramente rispetto ad altre circostanze nelle quali il Catania sicuramente non era piaciuto dal punto di vista dell'organizzazione, oggi quantomeno ci possono essere delle note positive sul piano dell'organizzazione di gioco, poi però i risultati nel calcio sono quelli che contano di più. Eh sì, perfettamente ragione hai. E quindi ancora ovviamente minuti da vivere di grande intensità, mentre intanto ferma a terra un altro giocatore del Napoli. Napoli in questo momento in pratica in 9, Irigal quando si era ancora sullo 0-0, nulla invece da dire davvero sull'episodio del calcio di rigore, giusta la decisione di Gabriele che ha visto l'intervento in netto ritardo di Grieco ai danni di Pasino, probabilmente c'era anche il rigore su Stellone un paio di secondi prima. Colasante ha toccato questo pallone, Grieco un po' in difficoltà, prova ad arrivare Pasino, anche Bocchetti prova a dare una mano, Pasino cerca di verticalizzare, vuole il movimento di Dionigi, attenzione a Dionigi, c'è la chiusura, pallone che potrà dunque essere spazzato da Zeoli, e noi andiamo per un attimo a bordo campo. Paolo Assogna, soltanto per sottolineare la nuova disposizione tattica del Catania, Toshak ha detto a Possanzini di rimanere alto, dunque sarà 4-3-3. Eh sì, evidentemente vuole una spinta supplementare in questo finale di gara. Le sta provando tutte, anche se Possanzini come caratteristica è un giocatore che predilige partire da lontano, quando si trova nella mischia non ha grandissime qualità. Qui ha cercato di illuminare il gioco del Catania col suggerimento verso Taldo, ma Martinez ha fatto buona guardia. Pallone che potrà essere recuperato adesso da Salvatore Monaco, che va a servire direttamente il portiere Sanzonetti. E poi si può ripartire da Gennaro Monaco, nuovo possesso di palla per il Catania che vuole continuare a spingere. 7 minuti al termine, ancora possibilità per la squadra ospite. Prova a lavorare questo pallone Sedivec, quindi Zeoli, ancora Sedivec, e qui si lascia completamente scavalcare dal pallone, la rimessa laterale sarà del Napoli. Sì, ha cercato di farla sfilare per probabilmente poter partire con la palla al piede, la palla è andata fuori e il Napoli ha occasione, attenzione. Sì, possibilità per Vinigal, attenzione, c'è Dionigi sulla stessa linea, c'è anche Stellone che sta arrivando, Vinigal, il tocco dentro, la possibilità, conclusione che termina sul fondo, c'è stata però la deviazione. Ancora una volta è stato il Napoli, ha perso una ghiotta occasione. Da Martinez a Pasino, il cross in mezzo, pericolo, colpo di testa che termina al lato. Ancora la disperazione per Dionigi. Mani fra i capelli per lui. E lui ad anticipare Vinigal, i due erano vicinissimi. Qui torniamo ovviamente in diretta. Mentre intanto è fermo a terra Grieco,
va a restituire il pallone al Napoli. Ultimi 5 minuti di gara, è pronto ad andare Martinez alla rimessa, perso una trentina di secondi che teoricamente il direttore di gara dovrebbe recuperare perché c'è stato il cartellino giallo. Dunque Napoli cercare di raffreddare la partita, di non dare ritmo, di togliere intensità al Catania che ha reagito però non riesce a dare continuità alle proprie azioni. È pronto Zeo nella rimessa laterale, la pressione su di lui da parte di Pasino, poi si rifugia nel tocco verso Salvatore Monaco, adesso Gennaro Monaco, c'è la pressione sempre da parte di Pasino, riesce in qualche modo a servire Zeoli, poi controlla Sedibez, c'è grande pressione da parte del Napoli che alla fine con Dionigi riesce quantomeno a toccare questo pallone, c'era stato anche il pressing di Stellone, rischia ancora il Catania, alla fine Colasanti riesce ad aprire lateralmente, allora seguiamo l'azione del Catania, si fa vedere Possanzini molto basso, il tocco però per Oliveira, però l'intervento è puntuale e adesso il Napoli ha la possibilità di trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Due tifoserie di Napoli e Catania, sicuramente stanno meglio quelli in campo. Eh sì, da questo punto di vista non ci sono dubbi. Intanto arriva la segnalazione del collaboratore di Gabriele, battuto il calcio di punizione, mi dice Daniele Vittorino dal coordinamento. Allora 4 minuti più i due che mancano al termine della gara, ci sono dunque ancora 360 secondi a disposizione del Catania. C'è Griego in possesso di palla, prova a guadagnare qualche metro e va a servire Possanzini, l'ex giocatore di Regina e Samp, due su di lui, poi in difficoltà alla fine Griego, sarebbe Colasanti ma Griego vuole andare più in profondità, va a cercare il movimento da parte di Oliveira e Taldo, alla fine la conclusione da dimenticare da parte di Colasanti. Mancini poi difende questo pallone Stellone, Napoli prova ad uscire, punto di riferimento davanti è Dionigi che riesce ad anticipare Gennaro Monaco ma non il recupero da parte di Salvatore Monaco, poi Colasanti che può provare a spingere ancora per il Catania ma sbaglia, un tocco apparentemente elementare, Grieco si era allungato il pallone Stellone, adesso anche un po' di stanchezza, Grieco prova ad arrivare su questo pallone e a tenerlo in campo, Oliveira continua a dare una mano, tocco preciso per Possanzini, ancora Oliveira, possibilità per Oliveira, arriva la chiusura alla fine Mancini che spazza via nella zona di Zeoli, Pasino che va a disturbare il numero 3 del Catania, arriva il fischio arbitrale, calcio di punizione per gli ospiti, ce la stanno mettendo tutto, è difficile perché il Napoli è posizionato molto bene e ha difeso di un risultato importantissimo, gli spazi sono ridottissimi, il Catania sta spingendo ma non riesce a trovare sbocchi per arrivare al tiro. Grieco il tocco in orizzontale, riceve questo pallone con la Santa, attenzione a con la Santa, c'è Zeoli che ha seguito il pallone e va a ricevere a sinistra il cross da parte di Zeoli, Mancini senza difficoltà raccoglie questo pallone ed è una liberazione per i tifosi. Sicuramente sì, molto sicuro, deciso, ha visto la palla alta, è uscito con molta sicurezza e ha spento un'occasione importante per il Catania, una delle ultime occasioni per il Catania. 4 minuti ancora da giocare, siamo entrati nel tempo di recupero, buono qui l'inserimento da parte di Possanzini che ha recuperato questo pallone e allora Colasanti che può provare a far venire avanti i suoi, lo scambio con Griego, c'è sempre Zeo a sinistra ma c'è sempre l'aggressione a centrocampo da parte dei giocatori del Napoli, sì, che disturbano il possesso di palla del Catania. Sicuramente sì, i difensori del Catania non sono molto dotati tecnicamente, la palla deve sempre passare dai piedi di Griego, del Catania a questo punto deve provare anche a buttare il pallone in mezzo all'aria, deve cercare qualche giocata anche fortuita. Prova Colasanti, non c'è davvero più tempo da perdere per il Catania, 3 minuti, Grieco ha cercato il tocco corto ma verticale verso Possanzini che è stato fermato, si riparte ancora da Colasanti, la pressione su Colasanti, messo giù, c'è Taldo, ci sono Gennaro e Salvatore Monaco, c'è ovviamente Oliveira, la battuta del calcio di punizione, anche Zeoli in mezzo, non c'è stata la deviazione, motivo delle proteste che state vedendo da parte dei giocatori del Catania, stiamo rivedendo. E ancora Vidigal per Luigi, sempre lui protagonista, calcio d'angolo negato al Catania, Vidigal ha toccato per ultimo la palla e anche in questo caso Gabriele non ha visto. Come l'ho detto, giocatore più lontano, sì, giocatore più lontano. Non è il numero 20 ma il numero 30 ad uscire dal campo, dunque cambia la sostanza perché esce un trequartista come Pasino, adesso
il Napoli ha quattro difensori, possono fare tutti e quattro difensori centrali, Troisi, Savino, D'Angelo e Baldini. 50 secondi dal termine della partita, ma a termini di regolamento si dovrebbe recuperare credo almeno un altro minuto. Direttore Palmas, dunque fuori Palmas, fuori Toshak e adesso Stellone che difende questo pallone sulla pressione di Sedivez. Meno di 30 secondi al termine del quarto minuto di recupero, però ci potrebbe essere un supplemento perché c'è stata la sostituzione del Napoli, fuori Pasino, dentro Troisi, c'è stato il tempo perduto per l'espulsione di Toshak che continua a seguire la partita allontanandosi dal campo davvero con grande lentezza. Pallone verso Oliveira, prova Oliveira, spalla alla porta, la sua specialità, va a cercare il tocco verso Tando, c'era comunque la segnalazione di offside da parte del collaboratore di Gabriele. C'era la segnalazione di offside, però c'è stata un'altra buona giocata di Oliveira che ha disputato secondo me una partita molto, molto positiva e molto tonico, reattivo, veloce. Sicuramente sarà un'arma importante per il Catania. Una distanza in qualche modo visibile fra l'ultimo difensore e l'attaccante, qui siamo proprio al limite. Recupero da parte del centrocampo del Napoli e tre punti che arrivano per la formazione di Scoglio. Dopo 4 minuti e 50 secondi di recupero, il Napoli può festeggiare una vittoria assolutamente sofferta ma preziosissima, che dà tre punti e soprattutto